Dondero, la prima edizione a Brescia. Tribe, la prima rivista fotografica araba al mondo. Sony World Photography annuncia la shortlist. Partito il Festival Fotografico Europeo. Il Paese dei Curdi. Foto Festival a Milano dal 20 aprile con 151 mostre. E per terminare, il fotografo della settimana e la foto del giorno di TG Fotografia. Il MACOF, Centro della Fotografia Italiana di Brescia, ha pubblicato il bando della prima edizione del premio Mario Dondero dalla parte dell'uomo, un premio annuale per la fotografia di testimonianza e di impegno civile. Il premio celebra Mario Dondero e soprattutto inaugura una mappatura della produzione fotografica di reportage. Si rivolge a tutti, dilettanti e professionisti, che possono partecipare con un unico lavoro inedito. In giuria ci saranno anche Gianni Berengo Gardin e Uliano Lucas. Al vincitore andranno 3.000 euro. Le iscrizioni sono aperte fino al 14 giugno 2017. Si è aperto il Festival Fotografico Europeo, ideato e curato da AFI, Archivio Fotografico Italiano. TG Fotografia è stato all'apertura dei lavori a Palazzo Marliani Cicogna, dove abbiamo incontrato e intervistato Giuseppe Leone, fotografo, presente con una personale Il Neorealismo Siciliano, Claudio Argentiero e Roberto Mutti, esperto e critico fotografico. Ho concentrato il mio discorso personale di ricerca sostanzialmente sulla Sicilia, perché soprattutto la Sicilia legata al mondo della letteratura, che noi non dimentichiamo che da Pirandello a Sciascia, a Bufalino, Consolo, si è parlato siciliano. Certo. Per non parlare del verismo, di cui io ho lavorato moltissimo su questo argomento, Verga, Capuana, De Roberti, questo triangolo che abbraccia, difatti qui c'è qualche immagine di questa tipologia di ricerche, però voglio dire che in Sicilia ho preferito concentrare le mie forze di ricerca. Ho fotografato moltissimo, un pochino in giro anche in Egitto, Tunisia, Spagna, e qualche cosa ho fatto in America, però ho voluto concentrare un po', perché sennò va a finire che c'è quanto dovrei campare. Parliamoci chiaro. Le mostre sono 40, vanno da Varese, diciamo, anche se Varese ospita un paio di mostre, fino a Milano. E chiaramente il focus più importante è su Busto Castellanza Legnano, che contiene diciamo il maggior numero di esposizioni. Chiaramente ci sono anche delle collettive, quindi i fotografi sono anche molti di più, però diciamo 40 mostre che hanno tutta una loro logica. Non c'è un tema, proprio per offrire al pubblico una varietà, una visione che va dalla sperimentazione contemporanea a linguaggi invece più consolidati, classici come Giuseppe Leone o la mostra sul neorealismo, che hanno un linguaggio sicuramente più, se vogliamo, capibile, ecco. Poi c'è invece la sperimentazione, che ha bisogno di una mediazione maggiore per chi è veramente appassionato d'arte. Io mi sono inserito con alcune cose, con delle poche mostre a dire il vero, ma che consideravo preziose. Una è una mostra di Lucrezia Roda che interpreta da un punto di vista creativo uno spazio che creativo non è, come un luogo dove si produce il ferro, l'acciaio, il laminatoio, questi luoghi che sono coruschi e che lei ha interpretato non con, appunto, con un reportage, ma soffermandosi su delle immagini e facendo diventare quei luoghi degli spazi belli, con una deriva quasi astratta, ecco, soffermandosi sui particolari, per cui perfino una manciata di chiodi può diventare una bella fotografia. La seconda mostra è una mostra a cui tenevamo molto, perché è una mostra di Mario Cresci, che ha voluto lavorare su Matera, cioè la città dove lui tanti anni fa è andato, alla fine degli anni 60, è andato ad aprire quella che era stata il primo laboratorio di grafica del sud e ovviamente della Basilicata, a maggior ragione. Accanto a questo, un'altra mostra che ho curato è quella dei miei studenti dell'Istituto Italiano di Fotografia. Ogni anno io do un libro che loro devono interpretare,
per intendersi, dai Promessi Sposi al Mago di Oz. Quest'anno? Quest'anno invece di essere un libro era un tema, era quello della luce. E quindi dopo aver a lungo discusso con loro, invece di un libro ne abbiamo tirati fuori tre. Uno non è un vero e proprio libro, è un mito, quello di Orfeo Eurydice, perché Tenebre e Luce, ovviamente. L'altro è il Dottor Jekyll e Mr. Hyde, Tenebre e Luce, in questo caso metaforico. E l'altro è il Giovane Holden, perché i giovani poi si identificano, e anche quelli che non sono giovani si identificano con questa... Ecco, allora, e questo è ormai il decimo capitolo di questo lungo percorso che faccio con i miei studenti. Ecco, questo è... quanto. E questa volta lo presentiamo proprio in anteprima. Surai Shaheen e Mubarak Jeffrey sono i fondatori. Tribe è la prima rivista araba al mondo esclusivamente dedicata alla fotografia, che ha già avviato numerose collaborazioni internazionali. Per Shaheen, nato in Libano da genitori siriani e che ha lasciato il paese nel 1975 allo scoppio della guerra, Tribe non è solo una rivista di fotografia, ma è la possibilità di concentrare l'attenzione su una parte del mondo poco seguita attraverso il linguaggio fotografico e fotogiornalistico. Uno dei più grandi concorsi fotografici del mondo ha annunciato la lista dei finalisti per l'edizione 2017. Giunto al suo decimo anno, il Sony World Photography ha ricevuto 227.596 iscrizioni da 183 paesi. I vincitori verranno rivelati il 20 aprile 2017. Ecco alcune delle immagini finaliste. Quarrysmen, gli uomini delle cave, Nader Saadallah. È un lavoro sulle miniere di calcare a Mina, in Egitto, sugli uomini che vi lavorano e sulle fasi di estrazione e trasformazione. Sandra Oin. Caio Leo col suo bambino di 6 mesi, Mehdi, e con un cliente sul suo letto. Solo 2 settimane dalla nascita di Mehdi è stata costretta ad avere nuovamente rapporti sessuali con i clienti. Il bordello Kandapara nel distretto Tangail è il più antico e uno dei più grandi in Bangladesh. Esiste da circa 200 anni. La salute di Mehdi, anche a causa dello stile di vita della madre, non è buona. Ivor Prickett, civile iracheni sfollati nel villaggio di Sora, 25 km a sud di Mosul, raggiungono un posto di blocco dell'esercito iracheno nella periferia nord di Kayyara. Oltre 800.000 persone sono ancora intrappolate a Mosul, secondo le stime delle Nazioni Unite, e le organizzazioni umanitarie continuano a temere spostamenti di massa e vittime civili. Alessio Romenzi, Libia, 26 novembre 2016. Un combattente delle forze libiche collegate al governo di Tripoli si riposa, mentre gli scontri dell'ISIS continuano nel quartiere di Al-Shiza. Christian Witzel, Messico, Baja California, Mar di Cortez. Un soffitto di pesci presso l'area marina protetta di Cabo Pulmo. Dario Mitidieri. Marzo 2017 segna il 6° anniversario dell'inizio della guerra in Siria. Più di 470.000 persone sono morte da allora. In tutto l'11% della popolazione del paese è stato ucciso o ferito. Il 45% della popolazione è sfollato. Lost Family Portrait si pone di raccontare la storia di coloro che hanno perso familiari nella guerra siriana, che hanno fatto chilometri e chilometri di strada per i campi profughi nella valle di Beka, in Libano. La regione del Kurdistan è da sempre divisa dal punto di vista politico ed è estesa su un vasto altopiano nella parte nord-orientale della Mesopotamia. L'importanza strategica di quest'area e le sue complesse realtà sono oggetto della mostra fotografica Il Paese dei Curdi. La mostra è costituita dalle fotografie di Lorenzo Meloni, un giovane autore italiano che ha fotografato da un lato il Rojava, i 3 cantoni, laboratorio di un autogoverno curdo nati nel 2012, e dall'altro la città di Kobane, città simbolo della guerra contro l'ISIS. Una visione fotografica che cerca di ampliare la percezione di una realtà oggetto di analisi geopolitiche veramente complessa e in continua trasformazione. Fotofestival Milano, dedicato alla fotografia d'autore, torna dal 20 aprile al 20 giugno 2017, diffuso nei tanti spazi espositivi dell'intera città metropolitana. Giunto alla sua 12ª edizione, Fotofestival continua il suo percorso di crescita e soprattutto consolida il ruolo di evento di assoluto rilievo all'interno del panorama della proposta culturale milanese. 151 mostre, catalogo in 30.000 copie, stampato bilingue, italiano e inglese.
TG Fotografia, in partnership con Photo Festival e insieme a Roberto Mutti, approfondirà con speciali mostre e protagonisti di uno dei grandi eventi dedicati al mondo della fotografia. La foto del giorno è di Joseph Eid. Mohamed Mayedin Anis è un collezionista di automobili d'epoca. Sull'Internazionale è un bellissimo reportage realizzato dal fotografo siriano Karam Al-Masri che racconta tutta la sua storia e anche uno splendido articolo del fotografo Joseph Eid, autore di questa foto. Mohamed, oltre alle automobili, ha anche la passione della pipa e del grammofono. Questa foto è del 9 marzo 2017. Tutt'oggi Aleppo è così. Il fotografo della settimana è Oliver Luck, un fotografo tedesco con base a Düsseldorf. E proprio lo scorso 3 febbraio 2017 a Düsseldorf si è svolta l'inaugurazione della sua mostra Il lavoro di Pina Bausch attraverso la lente della mia macchina fotografica. Oliver Luck compone fotografie che giocano con la profondità di campo e che, proprio come i movimenti dei danzatori, riescono a dare corpo e tridimensionalità, senso e significato non solo alla coreografia, ma anche ai momenti più intimi. Oliver Luck, nelle sue fotografie, riesce a cogliere fino in fondo il senso del gesto e fino in fondo il suo profondo significato e viene a creare quindi una dimensione nuova dove risalta completamente il moto poetico delle coreografie di Pina Bausch.